Ed eccoci quindi al nostro primo approccio pratico alla figura di Maria Rosselli, un approccio, se vogliamo, indiretto, o se preferite fin troppo diretto, perché figurato o raffigurato. Stasera inauguriamo una mostra fotografica il cui titolo, Amelia Rosselli e gli altri, ci porta quasi inevitabilmente, direi, a percorrere una strada poetica, perché Amelia, che possiamo vedere fissata a una parete, era un poeta, e perché gli altri che vediamo nelle proiezioni sono anch'essi poeti, tutti ritratti e quindi figurati e raffigurati dall'obiettivo, lo chiamerei un obiettivo interiore, no? Di quello che potremmo definire un altro poeta, un poeta che si spaccia per fotografo, chissà, forse perché per un fotografo è molto più semplice essere riconosciuto come artista rispetto a un poeta. La mia non è una forzatura, o quantomeno una forzatura voluta. Dico questo perché in molte delle opere di Lino Vignali si respira un'aria, un'atmosfera poetica. Quando si parla di ritratto bisogna parlare innanzitutto di energia creatrice. L'energia creatrice di chi dispone e usa il pennello o l'obiettivo, a seconda che si tratti di un quadro o di una fotografia. Al di là della creazione, la domanda che verrebbe ovvia è: perché sto parlando di energia? Molto semplicemente perché l'immagine, che sia fissa o in movimento, è sempre attraversata da linee di forza che corrispondono più o meno al messaggio o alla sensazione che si intende veicolare. Ma non è detto che debbano coincidere con le linee di forza della rappresentazione, o meglio, della ricezione, della rappresentazione da parte di un esterno. Le linee di forza devono passare attraverso un dispositivo per divenire rappresentative, e per far sì che la loro presentazione divenga un presente, anche nel senso di regalo, di dono. Alla prima energia creatrice l'artista deve giusto porre un meccanismo, una macchina che possa far traslare la semplice figura sul piano della figurazione. Questo dispositivo è ciò che poi permette all'energia creatrice di mimetizzarsi. Ecco allora che ciò che arriva a noi esterni è una mimetizzazione, o meglio un'imitazione della mimetizzazione. Cioè, perché molto semplicemente qui si parla dell'imitazione di un sé che imita se stesso proprio perché viene figurato e raffigurato. C'è qualcosa negli sguardi che trasmettono le opere di Dio Vignali, è una sorta di sensazione, quasi come se i soggetti fossero interamente consapevoli dei meccanismi, nei meccanismi della sorpresa dello sguardo che sorprende se stesso prima ancora di poter sorprendere l'altro. Cioè come uno specchio, no? In cui il poeta sorprende lo sguardo e si sorprende allo sguardo della restituzione di sé. Questa imitazione è una presentazione a tutti gli effetti, no? E come se i personaggi raffigurati volessero prendere il mondo in piena faccia. E prendere il mondo in piena faccia non è una cosa da poco, non è una pratica alla portata di tutti. E si potrebbe addirittura paragonarla a una pratica che rasenta il sublime, perché molto semplicemente ci si aggira sui territori del limite, oppure ci si situa proprio sul limite. E l'obiettivo filtrato e guidato da quella che io ho definito l'energia creatrice, sorprende lo sguardo, raffigura lo sguardo, drammatizza lo sguardo. In poche parole, imita le sue componenti strutturali e le sue possibilità rappresentative per fissarlo.
così lo sguardo diviene presente, tanto lontano da noi, perché in teoria non dovrebbe essere vivo, ma riprodotto a posteriori attraverso un mezzo artificioso, ma è anche tanto vicino a noi, perché ciò che conta non è il corpo che non esiste più, ma il corpo che persiste nella presentazione, nella riproduzione della sua presentazione. La tridimensionalità del corpo non c'è, non può esserci. Quindi la domanda sarebbe quella di capire che cosa sopravvive, che cosa continua a vivere. Sopravvive l'artefatto, la bidimensionalità di un corpo schiacciato su un supporto che diviene esso stesso un corpo, non più un corpo anatomico ma un corpo artistico, ecco. Almeno per quel che mi riguarda, questo è quello che più o meno accade al cospetto di una foto, di un ritratto, di un'opera di Dino Ignani, cioè di un artista che ormai da decenni è impegnato in questo progetto che è rivolto a restituire e a drammatizzare gli sguardi dei poeti e della poesia. Dino Ignani.